Conoscere la propria forza e i propri limiti e quelli dei compagni. Questo fa una squadra come le Furie Rosse, che hanno resistito in questi giorni ad avversari fortissimi, davvero fortissimi. Adesso però, questa sera, devono difendere un montepremi di 126.000 euro. Ragazzi, concentrati, mettete le cuffie. Vi ricordo che in questa prima fase ognuno gioca per sé e avete due jolly a disposizione. Siete pronti? Mi sentite bene? Sì. Perfetto, allora che entri l'ultima catena. Allora partiamo con Davide. Wasabi S bacchette. Sushi. Il wasabi è una salsa che accompagna il sushi e il sushi si mangia con le bacchette. Salsa molto piccante, molto il wasabi. Piccante. Vediamo. Giusto! Partite col piede, giusto? Alberto. Bacchette T battente. Tamburo, le bacchette per battere su un tamburo, ad esempio quelle della batteria, e un tamburo battente. A tamburo battente, cioè con un forte ritmo, un po' come quello a quale andate voi, giusto? Bacchette, tamburo, battente, molto bene. Andiamo da Angelo, battente. S, orario. Angelo? Gioco il jolly. Gioca il jolly, allora entra un'altra lettera battente. SP orario, potete consultarvi. Battente, mi viene il sole. Pioggia battente. Sì, che orario. Orario. Disco, l'orario scolastico. Angelo? Sporco. Sporco, vediamo. No, purtroppo dobbiamo dimezzare. E arriva un'altra lettera. SPO. Bravo, Davide. Parlare. Bravo. Bravo. Vai, Angelo. Sì. Sportello. Il battente è uno sportello, sono sinonimi. E lo sportello. L'orario dello sportello. L'orario di sì. Sportello. E il battente, come hai detto, è un sinonimo. Di sportello, giusto? Finito il primo giro, torniamo da Davide. Ancora un jolly da giocare. Orario. S debole. Davide? Senso, in senso orario è un senso debole. Debole, se non. Vediamo. Mi suona, vediamo. Ma. Purtroppo no, dobbiamo dimezzare. E andiamo da Alberto, aggiungiamo una lettera. Orario S debole. Alberto. Segno. Diciamo che forse il segno debole. Vediamo. Segno. No. Segnale.
segnale, nella direzione giusta. Il segnale orario, quello che diffonde la RAI, e il segnale debole, quando l'antenna non prende bene. Andiamo avanti, Angelo. Debole, C, arrosto. Carne. La carne è debole, si dice, e l'arrosto di carne. La carne, ai noi, è debole e l'arrosto di carne. Vediamo. Giusto! Molto bene! Possiamo chiudere l'ultima catena. Davide, arrosto a vittoria. Davide. Gioco il jolly. Giochi l'ultimo jolly, anche perché è l'ultima possibilità. E allora aggiungiamo una lettera. Arrosto AL, vittoria. Arrosto, fumo, arrosto, arrosto di carne, arrosto... La vittoria... Altare. Vittoria... Forno, alzare. Non lo so. Davide. Non ce l'ho. Allora dobbiamo diventare, un errore, ma arriva un'altra lettera. Un'altra L. Allora. Folli. Arrosto, ALL, vittoria. Ce l'hai, Davide? Va bene. Alloro. L'alloro è una spezia che si mette nell'arrosto. Un'erba. Un'erba, sì. E l'alloro della vittoria. È il simbolo della vittoria, della gloria e del trionfo. Che voi state conoscendo qui in Reazione a Catena. 7.875 euro è il valore dell'ultima parola. Giocate anche a casa. Eccola. Allora, partiamo da vittoria. F.O. H finale. Terzo elemento. Che cos'è? Allora, aspetta. Ragioniamo. Vittoria può essere vincere o perdere, quindi una sconfitta. Foto finish. La vittoria al finish. Aspetta, ragioniamo. Sì, sì, pensiamo, ragioniamo. Vittoria può essere anche il segno 2, quello da fare con le mani, tipo, è andata. Però non mi sembra. Vittoria, qualche vittoria famosa? Che non è vittoria che... di... Nome, vittoria... Dario Fo. Una vittoria famosa? Esatto. Cioè... Feuerbach. Ma foto no. Finish, quale potrebbe essere la terza? Non so, ma foto c'è, però so. Altri tipi però... di vittoria, una vittoria, e che vittoria, anche ad esempio la dea della vittoria può essere, sì, ma con H alla fine. Boh, o è un nome, un cognome. Un cognome potrebbe... Sì, ma... Con l'H, però... Oggettivamente fosse un cognome anche difficilmente la prenderemmo con terzo elemento. Sono d'accordo, conosciamo i nostri limiti. Se no, vittoria... Io da me non vedo altre parole. A me non viene null'altro, ma neanche di lontanamente. Significati di vittoria diversi. Alberto. Abbiamo la parola. Photo finish. Potrebbe essere una vittoria al photo finish, ad esempio sul traguardo, più persone sono pari, si va a rivedere le immagini con questa foto allineata col traguardo. Allora, toglietevi le cuffie. Avete deciso di non comprare il terzo elemento. Questa è una decisione coraggiosa. Il coraggio non vi è mai mancato, no? In questo gioco. Però è anche vero che vittoria è una parola che poteva portare dappertutto. Veramente dappertutto. Voi vi siete fidati parecchio
soprattutto di quell'H. Sì, sì. No? E avete detto subito la parola che poi avete scelto fino alla fine. Sì. Comunque siete stati coraggiosi. Questo dobbiamo sottolinearlo ancora una volta. Vorreste vedere il terzo elemento, ma non ve lo faccio vedere. Ah, no. No, esatto. Lo vediamo dopo, casomai. E allora, la parola di questa sera è... Suo campione di carica portato a casa un bel bottino. A domani con le Furie Rosse e con voi linea al TG1. Buona serata a tutti. Bravi ragazzi, bravi davvero.